tanti italiani nel mondiale, ce ne sono 4 in MotoGP, tanti nella Moto3, ma ce ne sono anche nella Moto2. Nel caso del Team Forward sono due belle speranze del moto mondiale, del motociclismo italiano, 18-19 anni, Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, e Lorenzo Baldassari, fratello di tuo fratello. Il mio fratello. Allora, ben, tanto, innanzitutto, bello, state anche bene insieme per il momento, no? Inizia la stagione finalmente e non vedevo l'ora. Aspettavo... Ma non vi state ancora, diciamo, sull'anima, no? Siamo un po'. Ci stiamo un po' sulla. Non so come dire, no, scherzo. Luca? No, ancora. Cioè, è giusto, siamo ottimi amici, come anche con tutti gli altri ragazzi dell'Academy, ci troviamo tutti molto bene. E ma cerchiamo di portare avanti il tricolore più avanti possibile. Vai, dai, perfetto. Poi l'importante è, tanto per cominciare, lo sai, perché credo che insomma tuo fratello ti ha insegnato tanto, ma anche a te, insomma. Il divertirsi non vuol dire che la prendi sotto gamba, ma è essenziale, no? Esatto, è la cosa sempre più importante che c'è, perché noi siamo qui a fare un gioco che adesso è diventato sempre più competitivo e più difficile, però il divertimento è quello che conta di più. È un gioco serissimo, però insomma è una cosa seria, ma è bello divertirsi divertirsi in sella. Perché quando ti diverti vai più forte? Viene meglio, cioè nel perché? Senso è così, come tutte le cose, dai, quando lo fai con passione, divertimento, vuol dire che ti viene bene. Chi è più alto di voi due? Lui mi batte di un centimetro. Quanto? 1,84. Ah, 1,83, ovviamente. 1,83. Vale alto 1,81. 82, mi sa. 82, quindi siete in scala. In scala, 82. Senti, i tre moschettieri. Ho visto, cioè sappiamo, si sa, cioè, fra l'Academy, eccetera, ma Vale va anche in pista a vedervi, sa, dirvi tutto di voi, degli altri. A lui non gli sfugge niente, diciamo che fa nota ogni piccolo particolare. Noi siamo fortunati ad avere un maestro ed amico come lui, perché possiamo scherzare, stare insieme con lui, e allenarci con lui, e nel frattempo cercare di imparare molto dai suoi consigli, che non si lascia sfuggire niente. A te, Luca, vabbè, hai anche un rapporto di parentela, però voglio dire, ti lascia tranquillo, non t'ha mai... Sì, è lo stesso, cioè comunque è come anche per me, come per gli altri ragazzi dell'Academy, un maestro, perché cerchiamo di imparare il più possibile da lui e ci dà tanti consigli, non solo in moto o a ranch, ma anche proprio nella vita. Giusto. Senti, tu so che giocavi bene a pallone. Cosa hai fatto? Hai dato un calcio al pallone per diventare, diciamo, professionista? Ho dato un calcio al pallone molto forte, così almeno molto lontano, e mi sono dedicato solo alle moto. Sì, però il calcio mi piace molto, ho giocato 8 anni in una squadra vicino a casa mia e è molto molto divertente. T'abbiamo visto anche qua, insomma, abbiamo visto che ci sai fare bello, tutti i vestiti di giallo, qui in Qatar dove ci saranno i mondiali, no? Sì, un bello stile. Ci siamo divertiti nella partita di ieri contro Xavi, è stata molto bello. Io invece ho toccato solo una palla, però quella che contava, l'ho buttata dentro. Hai fatto gol. Lui è solo come, quello. Non so. Non ho toccato una palla. Come Icardi, niente, una palla, un gol. Sì. Bene. Senti, cos'è che ti piace di più, che hai trovato più divertente anche tu, insomma, rispetto alle categorie inferiori, tra virgolette, tipo oppure peggio, non so. Da. Quello che mi piace molto della Moto2 è che va molto molto forte, e poi è una moto davvero divertente da guidare, perché si attraversa tantissimo e quindi è molto molto figo. E poi anche comunque il livello di competizione dei piloti della Moto2 è altissimo, vanno tutti veramente forte dal primo all'ultimo, e quindi anche questo ti aiuta sempre a migliorare sempre di più. Tu invece, vabbè, qualche anno in più che sei qui, però anche te, magari, così ti ricordi qualcosa, anche dopo hai qualche, dici, cavolo com'era bello quando ero giovane. Era bello che, no, diciamo che comunque questo campionato è molto competitivo e si è tutti molto tu secondo vicini. Anno, alla fine l'anno scorso hai fatto una serie di risultati da Misano. L'anno scorso siamo andati in crescita e ho imparato tantissimo insieme al nuovo team e siamo cresciuti step by step senza bruciare le tappe, e alla fine campionato siamo andati molto forte.
sai che stai anche imparando a tenere il microfono fermo, ecco, stai migliorando molto. Allora sarete, rimarrete però amici. Mi trema il polso, no, perché ma no, devo andare dagli gas. Ecco, volevo dire, rimarrete con questo rapporto bello, carino, amichevole anche il giorno che vi troverete là davanti magari a darvi una sportellata per vincere? Non credo, però no, fuori sì, fuori ecco. Il rapporto è sempre, deve essere sempre di amicizia, è sempre bello, perché l'armonia è importante in una squadra, però comunque in pista è normale che il rapporto di amicizia non esista. Beh, certo, giusto, no? Io spero solo di arrivarci prima possibile a battagliare là davanti col Balde. Infatti, dai. Che termine ti poni come, diciamo, come idea? Prima di sarò già abbastanza competitivo, avrò imparato abbastanza per... Ah, non lo so, è difficile da dire. Secondo me bisogna fare un passo alla volta, un gradino alla volta, con calma, lavorare tutti i giorni senza mai lasciare niente al caso e impegnarsi sempre e dare il 100%. Tu sei un tosto poi, no? Sei uno che è bello, duro. Cioè... Ci provo. Senti, da... così, dai tempi delle mini moto, cosa... pensavi che saresti diventato un professionista o lo facevi così per giocare? No, all'inizio sempre si fa per giocare, quando si ha le mini moto ancora non si è così consapevoli di quanto si può fare bene. Però piano piano, sempre lavorando per il mio percorso, c'è sempre stato questo obiettivo, no? Come per tutti gli altri piloti. L'ultima domanda, poi andiamo. Quanto ti pesa o no questa ombra di tuo fratello? Perché insomma, essere fratello di Valentino Rossi e correre in moto, insomma, un pochino può essere stimolante, può essere che ti intimidisce, può essere che ti stimo, può essere che ce la fai a fregartene, non so, ecco. No, non mi pesa per niente, è solamente un vantaggio secondo me, quindi bisogna sapere gestirlo al meglio e cercare di imparare il più possibile. Benissimo, allora in bocca al lupo a tutte e due, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Sono anche simpatici.